Questa Lucrezia Borgia di Gaetano Donizetti sul libretto di Felice Romani, rappresentata per la prima volta alla Scala di Milano nel 1833, è vittima del potere, del patriarcato, del volere di altri. Il mondo in cui si muove la protagonista è violento, maschile. Dal Cinquecento italiano, la regista Silvia Paoli ha ambientato la vicenda in epoca fascista, in cui la donna doveva stare al proprio posto, in cui la virilità diventa il tratto dominante del buon italiano, dove il potere viene esercitato senza controllo e diventa perverso ed esaltato. Fa da sfondo scenografico a tutta la vicenda un mattatoio, che è allo stesso tempo la destinazione finale dell'opera e la condizione mentale della duchessa Lucrezia, allevata allo scopo di compiacere gli uomini, di essere consumata e usata. È il luogo di morte dove attraverso il supplizio si prepara la carne, il cibo per gli altri. La storia non è semplice, la storia è anche una storia abbastanza violenta, perché alla fine qualcuno muore, come sempre. Come spesso le opere di Donizetti, molto intorcinata, direbbero, dalle mie parti. Questo allestimento è ambientato negli anni del fascismo. La violenza, in questo caso, sulle donne, in questa particolare opera, risulta veramente devastante, ingombrante, tanto quasi da essere fastidiosa. L'ambientazione in una macelleria è azzeccatissima. Il furor della duchessa, taci, bellezza, non permetto la duchessa. Questa nuova Lucrezia Borgia è coprodotta dalla Fondazione Lirico-Sinfonica di Bologna con l'Auditorio de Tenerife e l'Opera di Oviedo. Sospeso nel 2020 a causa del Covid, lo spettacolo arriva finalmente al Comunale per la stagione lirica. La prima sabato 7 maggio, ore 20, con repliche, fino al 13 maggio. Sul podio il maestro canadese Yves Sabel, che al Comunale ha già diretto nel 2018 La figlia del reggimento, sempre di Donizetti. C'è un lato incredibilmente drammatico, una forza d'espressione, e poi dall'altro lato ci sono momenti quasi comici. Allora c'è veramente da bianco a nero e tutto tra le due. Devo dire che sono contentissimo, sta venendo insieme molto bene, l'orchestra è bravissimo, li conosco da tanti anni, il coro è ottimo e abbiamo due cast di primo livello. Le scene dello spettacolo sono firmate da Andrea Belli, i costumi da Valeria Donata Betella, le luci da Alessandro Carletti e la coreografia è di Sandia Nagaraia. Principali protagonisti nelle recite del 7, 10, 12 maggio, il soprano Olga Peretiasco nel ruolo di Lucrezia Borgia, il tenore Stefan Pop come Gennaro, il basso Mirko Palazzi nei panni di Alfonso I d'Este ed il mezzo soprano Lamia Böck in quelli di Maffio Orsini, che si alternano con Marta Torbidoni, Francesco Castoro, Davide Giangregorio e Nicole Brandolino l'8, l'11 e il 13 maggio. Oh!
È la cosa più difficile, trovare il balance tra la forza, violenza, ma anche tra questa debolezza. Lei è sola, questa donna, purtroppo. Lei è una proprio vittima del fratello, del padre, degli uomini. Poi che hanno creato i miti, le fantasie, chissà cosa succedeva davvero con questa donna. C'è una sensazione di déjà vu. Conosco questo ruolo, come se avesse aspettato tutta la vita questo ruolo. Musicalmente è una delle opere più difficili da interpretare sia per Lucrezia che sia per Gennaro soprattutto, e questo carattere mi piace troppo perché ha tanta sensibilità dentro, cioè Gennaro non è come tutti gli altri amici che sono sul palcoscenico, forse è l'unico che fa la differenza, quindi essere figlio che pensa sempre alla madre trovo la cosa più bella del mondo. Il coro, preparato da Gea Garatti Ansini, e l'orchestra sono quelli del Teatro Comunale di Bologna, sempre all'altezza delle grandi opere.